31 minuti in questo istante, nuova puntata di Good Morning Milano. Oggi lunedì 25 novembre, ho messo una news sportiva perché oggi parliamo di sport. Lo facciamo parlando dell'hockey, parliamo dell'hockey Milano Rosso Blu, lo facciamo con tre piccoli grandi campioni che sono qui in studio con noi. Buongiorno ad Alessandro, Giorgio ed Edoardo. Buongiorno. Con la presenza nelle retrovie di Cristian che ci racconterà alcune cose. Cristian, così ti si vede benissimo, volevo dirtelo, però, quindi insomma cerchiamo di averlo nelle retrovie perché insomma lui è il protagonista. Non siamo noi, i protagonisti sono i ragazzi che giocano nell'hockey Milano Rosso Blu, ragazzi giovanissimi della squadra. Qual è la categoria della vostra squadra? Noi giochiamo tutti e tre in under 15. Under 15, sì, perché ricordiamo avete 13-12 anni, giusto? Sì. L'under 15 prende dai il 2006 e il 2005, okay. E ogni anno si scala di uno. Grazie, perché in matematica sono legato. Però poi ci sono 15. Tipo anche dei ragazzi 2007 che però sono bravi e quindi vengono a giocare insieme a noi. Cioè, giocano sia il sabato che la domenica. Una sorta di promozione sul, sì, campo. Esatto. Uno sport, l'hockey, insomma, uno degli sport più famosi al mondo, perché in realtà ci sono parti del mondo dove si parla solo di hockey. Ho scoperto essere lo sport per eccellenza delle Olimpiadi invernali, nel senso che è lo sport più visto durante le Olimpiadi invernali, e ricordiamolo, Milano avrà l'hockey nel 2026 per le Olimpiadi invernali, quindi li avremo proprio qua a Milano a giocare le partite più importanti. Però, ahimè, è uno sport invece in Italia, rimane ancora un po' di nicchia, uno sport minore spesso e volentieri viene definito, no? Come si finisce a giocare uno sport come l'hockey? Come mai siete finiti a giocare a hockey? Ci sentiamo abbastanza diversi dagli altri, perché, per esempio, molti ragazzi della nostra età giocano a calcio, tennis, basket, ed è una cosa anche particolare. La motivazione quindi è un po' la voglia di fare qualcosa di diverso dalla massa? Sì, un po' diverso, perché poi magari ti capita che lunedì tutti i tuoi compagni si mettono a parlare delle partite che sono successe nel weekend e tu provi un po' a parlarci, perché comunque un po' a me piacciono tutti gli sport e quindi li seguo un po' tutti e un po' ci capisco, però conosco dei miei compagni che di hockey che non capiscono, che gli piace solo ed esclusivamente l'hockey, e quando sono in classe si ritrovano da soli, cioè non trovano nessuno con cui discutere le partite che hanno fatto, che ci sono state. Perché un giocatore di hockey al lunedì qual è il campione che, cioè se quello che segue il calcio parla se Ronaldo ha fatto bene o no la partita, chi segue l'hockey qual è il suo mito di riferimento al momento? Ma dipende, cioè in Italia non si vuole, nessuno. Si vuole, come nessuno? Cioè non nessuno. Ci sono poche persone proprio fuori classe, diciamo. Fuori classe, ma poi anche non si segue perché per esempio in televisione tu non è che giri il canale e ti trovi la partita di hockey, no. Devi comunque andare a cercare su canali tipo 20. DAZN, Now TV e roba del genere. Per esempio noi seguiamo molto più le NHL, che la classe, okay. È appunto è il massimo americo canadese, che lì ci sono proprio quelli forti che fanno roba assurda. Fatemi in modo che se poi parlo con qualcuno che sa di hockey riesco a tenere una discussione. Chi è al momento il campione indiscusso dell'NHL? Boh, facciamo, cioè ci sono un po', per te sono abbastanza tutti pari. Guarda, tu, cioè, il poster in camera ce l'hai di Ovechkin. Ce l'ha due: Ovechkin, che è un giocatore dei Washington Capital russo, e poi di Sidney Crosby, che è un giocatore canadese dei Pittsburgh, e poi ce n'ho anche altri tipo McDavid degli Oilers. Poi c'è Giorgio, il tuo campione assoluto chi è? Allora, io non mi ricordo molto bene i nomi, quindi probabilmente farò un po' di disastro, ma seguì molto più l'hockey nel 2015, e il mio campione in discorso era Zuccarello dei New York Rangers. Tra l'altro cognome, cioè, che aveva origini italiane. Ah sì, ai nonni italiani. Insomma, anche una speranza, magari. Sì, ora l'altro italiano che continuo a seguire, però come ho detto prima sono una frana con i nomi, quindi il continuare a cambiare nomi di gente forte. Alessandro, anche tu dimmi il tuo. Il mio giocatore preferito è un giocatore russo, si chiamava Pavel Datsyuk,
e ho pure copiato alcune mosse. Anche, vedi, ma questa la dice lunga anche su come si fa. Cioè, chi gioca a calcio ha subito il suo punto di riferimento, fa di tutto per salvare quella persona lì. Voi invece no, dite, sì, mi piace quel campione, ma io sono io, cioè io gioco esatto. come voglio io. Da quanto tempo giocate voi, insomma? Io ho iniziato in quarta elementare, adesso sono in terza media, sono più o meno 5-6 anni che ci gioco. Io gioco dalla seconda barra prima elementare, non mi ricordo bene, però comunque è da tanto che gioco e conosco bene la squadra fin dall'inizio. Ho iniziato pur sempre in ritardo di a metà stagione non e quindi non è male sentire dire che iniziare a giocare a 6 anni e essere in ritardo non è male, nel senso, cavolo, cioè, prima come facevi, quasi non avevo quasi imparato a camminare, che papà già dovevi pattinare, cioè sembra no? ci sono persone che iniziano a 3 anni e mezzo, 4 anni giocare. Anche davvero? Sì wow. Alessandro, tu hai iniziato a che età? Io ho iniziato in prima elementare e ho iniziato a pattinare, dopo una settimana già ho iniziato a giocare a hockey. Ah, infatti. Ecco, immagino quindi appunto che voi non sapevate pattinare prima di giocare a hockey. Sì, tutto... bisogna prima imparare a pattinare. Sì. Avete imparato a pattinare propriamente per l'hockey, proprio già pensando di giocare a hockey? Sì, però con maestri che però erano persone che facevano artistico, proprio solo per pattinare. Okay. O se no, per esempio, c'è un gruppo nella nostra squadra di hockey, ma... in tutti gli altri club sportivi di hockey c'è una sezione chiamata scuola hockey che ti insegnano proprio a pattinare, a tenere la stecca, cioè quella con cui si controlla il disco, ma ti insegna proprio le basi per poi passare al tiro, passaggio, scatto. Lì ti insegnano la vostra età, praticamente iniziavo uno sport il lunedì e il venerdì l'avevo già finito, mi ero già stufato, prendevo uno strumento musicale il lunedì dopo e mi ero già stufato l'ora della settimana dopo, poi insomma invece è un bel po' di anni che ormai giocato anche e non di stufarvi proprio non se ne parla. No. Perché è uno sport. Perché, ecco, bravo. Cos'è che vi ogni giorno non vedete lo immagino, sia così non vedete l'ora di arrivare sul campo? L'estate è una stagione bruttissima per voi perché non si può pattinare sul ghiaccio, anche se ci sono dei camp parte di una settimana dove vai in, per esempio, Aosta. Un po' di tempo fa ci è capitato di andare in Repubblica Ceca con il pullman, quindi anche molte ore nel pullman. Alla fine siamo stati una settimana esclusivamente in una stanza ovviamente anche andando al palaghiaccio ad allenarci con i nostri compagni, ed è stata un'esperienza è sempre stata un'esperienza molto bella. Settimana di solo hockey. Sì, una settimana solo hockey. Bellissimo. Poi dicevi appunto, cioè, nonostante appunto queste abbondanti scorpacciate di hockey, non vi siete mai stufati di giocare hockey. Sì, perché l'hockey è uno sport aperto, tu puoi fare quello che vuoi, perché sei in tutto in 10 su un campo molto ampio dove tu puoi inventarti qualunque cosa, puoi scegliere di andare da solo, puoi scegliere di formulare un'azione con un solo tuo compagno, con tre, con quattro e poi con tutta la squadra. Poi ogni cosa, la maggior parte delle volte è sempre roba nuova. Schemi che tu segui non ci sono mai stati. Ovviamente c'è sempre la preparazione, lo schema di difesa per difendere, ma anche lì è una cosa fantasiosa. Cioè, dipende anche da ogni squadra. Per capire il suo. Giorgio sa il difensore, ad esempio. Sì, giusto? Sì. Okay. Ogni squadra ha un suo punto debole. Il trucco è capirla nel primo tempo e poi nel secondo e nel terzo tempo cercare di entrare e concentrarsi con quella cosa. Cercare appunto di far gol trovando il loro punto debole e mettergliela proprio lì. Facile, facile. Penso. Questa è anche la motivazione per cui giochi a hockey, immagino. Sì. Voi perché giocate a hockey? A me è successo un po' per caso, però non mi sono pentito di aver fatto questa scelta, perché io all'inizio volevo fare tuffi e mia mamma è andata a chiedere per informarsi e hanno detto che di tornare a settembre, che c'era comunque tanto posto. E sono tornata a settembre e era messa ottava in lista d'attesa. Non è male passare dai tuffi all'hockey, insomma. E quindi i miei genitori mi avevano proposto di fare scherma o hockey. E sono andata a vedere un po' un allenamento, sia di uno che dell'altro. E quando sono andata a vedere l'allenamento di hockey, mi hanno regalato una stecca e quindi sono andata a fare hockey. Bravissimi, io non sono blu che corrompe questi bambini per fare la scherzo. Invece ha funzionato. E bella idea di dire, sono andato per caso, ma non mi sono minimamente pentito. Ma è bella come cosa.
Alessandro, tu perché? Invece io, da piccolo piccolo, quando mio padre mi portava in passeggino, ha visto lo stadio di hockey e l'anno dopo mi ha portato a vedere un allenamento e mi hanno regalato un disco che ho ancora, che è qua. Ah, un disco. E l'anno dopo sono... vedere bene. È proprio lui, quello che ti hanno regalato, sì. Ma dai, bellissimo. E l'anno dopo sono andato a giocare a hockey. E poi hai iniziato, non ci serve il ghiaccio per farlo, meglio. E quindi subito hai iniziato a giocare a hockey. Sì. L'hockey insomma è uno sport impegnativo, però, nel senso comunque... Quante volte alla settimana vi allenate? Allora, in questo momento stiamo facendo 2 volte a settimana, ma perché stanno pur sempre puntando su categorie anche più basse delle nostre e hanno preso un allenatore che apposta... tutta la settimana sta lì al palaghiaccio e ci allena un po' tutte le squadre ed è un allenatore molto bravo di un altro paese, Slovacchia, sloveno. E parla solo in inglese, ma invece, per esempio l'anno scorso fate anche squadre inglese nel frattempo, sì. Meglio di così, sì. Poi sono 2 allenamenti a settimana più uno che si alterna. Per esempio l'anno scorso poteva capitare anche di fare 3 allenamenti a settimana fissi più uno che poteva capitare il sabato. L'anno scorso erano 4 più 1. Sì, 4 più 1. Quindi è comunque... È una cosa interessante, ma perché la società ha voluto investire su tante categorie quest'anno, esatto. su tante squadre. Sì. Cristian, la squadra, quella di Milano Rosso-Blu, appunto, che ha avuto passati anche in alte divisioni e tutto, ma che ha deciso a un certo punto di dire... Fermi tutti, si deve ripartire dalle basi, dai bimbi che arrivano appunto a fare la scuola hockey e a salire, giusto? Sì, assolutamente sì. Io sono un papà di uno dei giocatori che gioca nell'under 13, loro fanno under 15, e sono stato molto contento di questa decisione della società, come credo molti genitori, in quanto abbiamo visto che la società pian pianino ha preso in considerazione di investire più risorse nel settore giovanile, ha comunque deciso di ingaggiare 3-4 allenatori, di cui 2 professionisti che sono Tomo Hafner e Roman Simonek, che ci danno supporto su tutta la linea, e di promuovere anche Daniel Belloni sul campo, che è il terzo allenatore che segue l'Under 13 e che in un certo qual modo adesso saluto e gli auguro pronta guarigione, perché oggi devo essere lui qui ad accompagnare i ragazzi, no? Esattamente. Solo che ha 39 rotti di febbre a casa e quindi lo salutiamo calorosamente. Daniel, rimettiti, mi raccomando, che ci servi sul ghiaccio, assolutamente sì. E in più abbiamo anche comunque Andrea Vernetti, che è un altro ex giocatore di provata esperienza che ci sta dando una mano. E quindi la società ha investito tantissimo su questo gruppo allenatori, anche sulle ore ghiaccio, perché prima gli allenamenti erano da un'ora, adesso sono da 1.30, quindi anche i genitori si trovano magari ad avere uno slot più lungo di tempo per far allenare i ragazzi. E quindi stiamo migliorando. La miglior pubblicità che questa società possa fare sono dopo questi 3 ragazzi che insomma parlano e raccontano il loro grande amore per l'hockey e per la Milano Rosso Blu. Quello che però mi interessava sapere invece da genitore, insomma, già far uscire di casa i nostri figli a volte è complicato, tutte le paure di questo mondo, li mandiamo a darsi delle mazzate pazzesche con una stecca sul ghiaccio. Questo è un po' l'immaginario che c'è dell'hockey. Certo, assolutamente. È proprio così? Ma è tutta apparenza, no? Okay. Prima di tutto perché i ragazzi molte volte non lo si vede, ma sono veramente protetti, perché sotto hanno una quantità di protezioni che è inimmaginabile. Poi magari vi lascio qualche immagine magari da pubblicare insieme, perché è veramente bello vedere anche l'attrezzatura che c'è sotto la divisa da gioco. E in secondo luogo la cosa che molti non tengono in considerazione è che sul ghiaccio si scivola. Sul ghiaccio si scivola, quindi quando tu cadi o sull'erba o magari sull'asfalto ti sbucci e ti fai male. Invece sul ghiaccio l'attrito è veramente minimo, quindi tra le protezioni che tu hai e tra il fatto che l'attrito è praticamente poco presente, è veramente divertente. Poi se diciamo si rispettano quelle che sono le regole della sportività e si pensa a giocare al posto che diciamo avere inutili contatti, direi che è lo sport più bello, uno degli sport più belli del mondo, perché comunque anche tutti gli altri sport sono veramente belli e vale la pena di seguirli tutti.
Quindi è una cosa che spesso e volentieri poi ci viene a cosa, appunto, essendo uno sport dove il contatto è necessario all'interno dell'azione, fa parte della, il gioco e tutto, è quindi super regolamentato il contatto e quindi diventa per nulla violento e per nulla pericoloso, soprattutto. Sì. Può sembrare magari violento alla vista, ecco, ma non è violento nell'intento e non è pericoloso. Esattamente, esattamente. E poi comunque rimane. Sappiamo che è il mito dei pattini che tagliano le dita. Ma sì, ma, ma assolutamente, anche perché sono comunque, le lame sono larghe 4-5 mm, quindi non sono quelle tutte di un coltello. Tutte le dita le avete tutte, vero voi? Ok, tutte, perfetto, tutte 10 chiudono. Abbiamo pure dei guanti. Ah, ecco. Super bardati, anche quelli. Quindi. C'ha un cuscinetto più o meno alto così e... Cioè puoi anche prendere a cazzo un muro e non senti niente. Ecco, ha testato, molto probabilmente l'ha provato di suo per vedere se funzionava o no. La cosa che vi piace di più dell'hockey qual è, Alessandro? Allora, per me che sono un difensore, la cosa che mi piace di più è per esempio difendere il mio portiere, difendere proprio la mia area di gioco e non prendere gol. Edoardo? No, a me piace praticamente quando mi piace... Tu sei attaccante, giusto? Sì, io sono attaccante. Okay. Quando vado contro gli avversari mi piace un po'... La pressione. Sì, andargli, fai tipo le finte e passarle, te la ridanno saltando così il difensore. Poi magari andare davanti alla porta, tirare. Mi piace un po' il contesto e le azioni in attacco. Giorgio? Allora, a me piace molto anche... Ovviamente io sono un difensore... E difendo insieme a Rocchio in linea. Gente, mi piace l'adrenalina di quando sei tu contro l'attaccante e sai che lo devi fermare, se no poi rimane lui con il portiere. E nonostante questo, comunque, tu devi sapere che se lui passa, tu hai fallito quello che tu dovevi fare. Il tuo compito. O se no, anche una cosa molto divertente è avere il contatto fisico e far vedere all'altro chi è il più forte. Ah. Anche se io ovviamente sono piuttosto magro, quindi spesso volo io, però è anche divertente far volare gli altri. Cioè, proprio quel... Nonostante tu non ti faccia niente. Infatti, vabbè, guarda, infatti, è proprio come andare su autoscolto, dice, è bello andare a fare i tamponamenti ma non mi faccio male. Infatti dice, giustamente, faccio uno spot dove il contatto c'è, mi diverte proprio l'idea di avere il contatto, è la cosa più bella assoluta, che oltretutto non ci facciamo male. Poi il contatto non è come il calcio, ma è... Il contatto regolare è solo la spalla. Per esempio nel calcio sono calci sulle gambe, gomitate. Se dai una gomitata, per esempio, è fallo. Se dai un gambo. Poi io da tu metto una cosa anche che mi è piaciuta molto. Mi dicevi, fa la differenza del calcio quando non si simula. Ecco, per esempio, se tu prendi anche una botta abbastanza forte, se sbatti contro una balaustra, per esempio, comunque anche se ti fai male non si simula in questo sport. Continua a giocare. Perché dicevamo prima, in realtà siete solo in 5 sotto 5, giusto? Su un campo abbastanza grosso, quindi siamo tutti fermi. Quindi siete fermi. Siamo in 4, quindi si prende gol. Diciamo che è un po' una filosofia rugbistica, no? Sì, infatti. Nel senso che ci pigliamo molto col rugby da questo punto di vista. Uno sport sincero, crudo, ma allo stesso tempo anche dove comunque rispetti l'avversario nonostante ci sia il contatto fisico e a fine gara cerchi sempre di lasciare fuori dal ghiaccio tutto quello che è successo e riparti da zero per la prossima partita. Uno dei motivi per cui magari i nostri figli dovevano andare a giocare a hockey, quale può essere secondo te, Cristian? Ma allora, guarda, prima di tutto è un bellissimo sport alternativo da provare quantomeno, perché comunque è uno sport che vale la pena di provare. E poi guarda, io ho iniziato anch'io a pattinare quando ero giovane, non giovane come loro, perché appartengo ovviamente a una generazione che tendenzialmente in quel periodo c'era meno. Io posso dirlo, questi ragazzi iniziano le cose prestissimo. Sì, sì, esattamente, perché già da 4 anni... Ma già con la consapevolezza, quello che mi sconvolge, cioè loro a 12-13 anni hanno già l'idea, sì, sono già 5-6 anni che gioco e ho davanti altri 20 anni per giocare. Esatto. Cioè. Quindi io dico sempre, l'Agorà è aperto a tutti per andare a fare tranquillamente una prova, tra virgolette ci sono anche delle lezioni gratuite, quindi portate i vostri figli a pattinare, ma semplicemente per fargli provare qualcosa di diverso, per far sì che loro abbiano la possibilità di scegliere tra il calcio, tra l'hockey, tra la pallanuoto, tra qualsiasi altro sport, perché la cosa bella, secondo me, della nostra nazione è che abbiamo tantissimi sport e che vanno coltivati tutti affinché i ragazzi possano provare. E l'hockey, secondo me, è uno di quegli sport che ti dà delle sensazioni quando allacci i pattini e senti l'odore del ghiaccio, che è qualcosa di veramente unico, da provare.
So che appunto si può venire a provare, si può certo, venire a provare, le iscrizioni diciamo sono aperte nelle varie categorie. Quante ci sono in tutto più o meno nell'hockey rosso blu? Nel Milano rosso blu parte praticamente dall'under 9, under 11, under 13, under 15. Speriamo che l'anno prossimo riusciamo a fare anche un under 17, vedremo magari in collaborazione con qualche altra società in maniera tale da permettere ai ragazzi della società di riuscire a fare un campionato anche loro. E quindi i ragazzi già dai 4-5 anni possono essere avviati al pattinaggio e poi a quel punto sceglieranno loro qual è la disciplina sul ghiaccio, perché poi sul ghiaccio ci sono tante discipline, che può essere lo short track, che può essere eventualmente il pattinaggio artistico, che può essere qualsiasi altra cosa. Poi ovviamente noi siamo degli hockeyisti e quindi abbiamo il cuore che ci batte quando prendiamo un bastone e allacciamo i pattini e giochiamo a hockey. Però il ghiaccio è veramente una di quelle sensazioni che quando la provi non ti molla più. Poi ricordiamo appunto c'è la prima squadra che è Serie C, mi dicevate, giusto? Quest'anno, sì, quindi insomma anche che tiene alto l'anno scorso, l'onore di Milano. Poi l'anno scorso è stata nella Alps Hockey League, okay. Serie A. No, che è la seconda serie, cioè che è il secondo campionato più famoso in Europa dopo l'Ebel. Ok. Che però per questioni di soldi quest'anno è dovuta ripartire da zero. Però è molto interessante vedere che appunto per motivi di soldi decidi di retrocedere, cambiare sezione, ma decidi di fare un investimento invece, esatto, su tutte le giovanili. È stato quello, nel senso investire, cioè quello che abbiamo apprezzato noi come genitori, che io posso parlare solo volendo, si poteva benissimo rimanere là, chiudevo tutte le giovanili, esatto, e invece un po' di soldi. Fatto l'esatto opposto, promuovendo e cercando di investire proprio sul discorso. Complimenti alla dirigenza della Milano Rosso Blu. Siamo quasi in chiusura, diciamo appunto che si può venire a provare, si può venire a giocare, si può venire a imparare uno sport nuovo. Voglio una motivazione da tutti e tre del perché chi ci sta seguendo da casa deve venire a provare a giocare al Hockey Milano Rosso Blu. Chi inizia? Edoardo, inizi tu? Perché è uno sport comunque, come ho detto prima, molto, cioè uno sport diverso che magari può essere anche più adrenalinico rispetto al calcio, perché comunque c'è più contatto, e io consiglio di comunque di provare, perché comunque non costa nulla, perché appunto sono gratuite, ma poi magari non ti piace, smetti. Vabbè, questo il prossimo presidente della Milano Rosso Blu, abbiamo già assolutamente sta già facendo marketing, economia, ma infatti sta già, lo stiamo già facendo studiare, infatti, sarà il general manager infatti, della società, il general manager qua. Giorgio, perché chi ci sta seguendo a casa deve venire a giocare a voi alla Milano Rosso Blu? Allora, secondo me l'hockey è uno sport molto aperto, libero, tu fai quello che vuoi, quello che trovi giusto, puoi sbagliare, ma ogni gol, ogni volta che una persona segna si ricomincia da zero, si riparte, si ricostruisce un'azione, sbagli, stessa cosa, si riparte, si ricostruisce l'azione e puoi sempre cambiare lo schema, non hai robe, cose fisse da fare. O se no anche... Interessante, diciamo che insomma in un momento in cui ci si annoia facilmente, abbiamo capito che nell'hockey non ci si annoia mai. Esatto. Poi devi anche capire che ogni persona è un pilastro fondamentale della squadra. Perché essendo in appunto 5 persone in campo, non puoi permetterti di fare fallo o di restare troppo tempo per terra o dire non ce la faccio più. Perché fai fallo, ti mandano fuori da 2 o più minuti e la tua squadra rimane in 4. E... comunque è un quinto della squadra che se n'è andata. Giusto. E poi un'altra persona che doveva entrare al posto tuo non può entrare. O se no ti deconcentri, non hai più voglia, lo devi dire, non è che poi ti manda dentro per stare lì a girare a caso, diciamo. Tu, perché magari sei in una posizione in cui quel momento è scoperta, ti fanno il passaggio e tu devi essere sempre pronto a partire e andare a tirare. Alessandro? Allora, l'hockey anche per questi motivi, poi anche perché, dato che non è molto diffuso in Italia, puoi anche andare all'estero a fare dei camp, conoscere persone, anche provare a parlare inglese, per esempio. E d'inverno, per esempio, se vai in montagna puoi giocare sul lago ghiacciato con anche altri ragazzini. È questo interessante, però, Alessandro, dici, ci siamo in pochi effettivamente, quindi le possibilità di magari finire a fare un camp o di conoscere magari i grandi campioni, di andare chissà, è molto più facile rispetto appunto se vado a fare altri sport dove invece
flotte di ragazzini che vogliono diventare il prossimo Cristiano Ronaldo. Ragazzi, io vi ringrazio tantissimo, davvero. Spero di venire a vedere presto allora al palazzetto. Prossime partite, quando è che abbiamo qualcosa da vedere? Abbiamo il sesto la prossima settimana, ma è comunque una squadra molto impegnativa. Invece, è una squadra che magari è abbordabile. Infatti, tra due settimane. Tre settimane abbiamo il Varese. Okay. Giochiamo in casa appunto a Milano, quindi Milano, ricordiamo dov'è che giocate a Milano? A Via dei Ciclamini. Allora, chi ci vuole venire a vedere, l'ingresso è libero, ovviamente è gratis perché siamo ragazzini di under 15 e lì abbiamo una buona possibilità perché comunque gente al nostro livello, non sono per esempio squadre del che ne so di Aosta che hanno il palazzetto e basta. Niente. E ogni giorno vanno lì. Mi piace, chissà, capito? Ci invita alla partita quella più facile perché fanno bella figura che vincono, capito? Oh, cioè, anche settimana prossima è una partita comunque, non dico abbordabile, ma però, perché se dite che non è, cioè l'allenatore passa rabbia anche se c'è la torre di fede. Ce la possiamo giocare, cioè, esatto. Possiamo giocare bene. Okay. Anche perché gli avversari bisogna rispettarli sempre tutti e non dare mai niente per scontato. Ma perché nel momento in cui dai qualcosa per scontato, poi rischi. Voi due di difesa, occhio. Assolutamente sì. Va bene, ragazzi. Vi ricordo solo una cosa che mi hanno chiesto di ricordare: che tutte comunque le partite della prima squadra sono gratuite. Ok, quando gioca la prima squadra? La prima squadra di solito c'è un calendario ben preciso perché comunque quest'anno la Serie C è, diciamo, è stata divisa in due gironi, in quello nord-est e nord-ovest. Milano ovviamente è in quello nord-ovest, quindi eventualmente se qualcuno è interessato sul sito del Milano è sempre comunque all'Agorà, appunto, che dei Ciclamini. Sempre di solito Agorà, cambiano le giornate, certe volte il sabato, certe volte la domenica, di solito è la sera e diciamo la partita non è quasi mai in concomitanza con grossi eventi. Quindi voi giocate nella stessa giornata delle prime squadre, vi capita, oppure no, giocate nell'altra squadra? No, allora, ma forse ci capita di giocare nella stessa squadra. Nella stessa giornata, sì. Sì, nella stessa giornata, però non nello stesso palazzetto, magari, magari noi siamo in trasferta e loro giocano allo stesso tempo. Va bene. Un'altra cosa che succede spesso è che noi giochiamo, torniamo e andiamo subito a vedere la partita di quelli che giocano, che sono comunque la sera. Noi di solito le partite in trasferta dove siamo abbastanza lontani sono verso le 12:30. Quindi fate in tempo per tornare a vedermi la prima squadra la sera. Va bene, Alessandro, Giorgio, Edoardo, grazie mille davvero, grazie per avermi accompagnati, grazie tantissimo. E salutiamo le persone da casa, ciao. Seguite i tag, i link che abbiamo messo nella diretta in modo che possiate sapere di più sull'hockey Milano Rosso Blu. Noi ci vediamo come sempre domani, sempre qui a 12:30 in diretta con una nuova puntata di Good Morning Milano. Grazie a tutti, arrivederci, a presto.